si lamenta. Buongiorno a tutti, oggi è il 13 maggio 2021, attestiamo le presenze dei consiglieri e l'autorizzazione alla registrazione. Presidente Evola, Buongiorno, sono presente, autorizzo. Vicepresidente Mineo, assente. Consigliere Forello, assente. Consigliere Chinnici, assente. Consigliere Sala, assente. Consigliere Arrini. Buongiorno a tutti, presente del consenso. Consigliere Ferrandelli. Buongiorno, sono presente, autorizzo la registrazione. Perfetto, sono le 10:11 minuti. Prego, Presidente. Sì, perfetto, buongiorno a tutti. Chiedo intanto alla segreteria di riportare ai consiglieri presenti le informazioni che sono state date e le risposte che sono state date. Sì, a proposito dell'invito rivolto al dottore Basile e all'assessore Marino, hanno dato la propria disponibilità appunto all'incontro indifferentemente di martedì o di giovedì prossimo. Poi abbiamo anche chiamato la segreteria dell'assessore Zito e appunto sottoporranno la richiesta di audizione anche all'assessore. Poi per quanto riguarda la segreteria generale, ho parlato con la segreteria del segretario e anche lui ci dovrebbe rispondere perché è stato per ora è stato in ferie ed è stato anche impegnato perché c'è la nuova procedura Rambov che sta partendo anche per le delibere e quindi stamattina aveva degli impegni, diciamo, sotto questo profilo e comunque gli sottoporranno la nostra richiesta. Questo diciamo com'è. Perfetto, benissimo. Quindi vediamo come riusciamo, diciamo, ad incastrare queste cose. Intanto, allora, abbiamo ricevuto nella posta gli emendamenti che discuteremo oggi in consiglio. Quindi, se siete d'accordo, li vorrei condividere con voi. Se siete d'accordo, possiamo fare così? Ok, allora per fare questo però io devo entrare qua. Dunque, prima commissione consigliare. Ok, aspetta che mi. Ci siamo? Sì. Ok, benissimo. Allora, condividiamo lo schermo. Così. Ok, qua ci sono. Benissimo. Allora, questi sono gli emendamenti al regolamento che dovremo esitare oggi per l'istituzione del garante per i diritti dei detenuti. Dunque, allora, relativamente all'articolo 2, voi avete la proposta davanti. Mi sentite, Claudio e Fabrizio? Se avete la proposta davanti, allora l'articolo 2 è quello che stabilisce quali possono essere i requisiti di incompatibilità o di ineleggibilità. Allora, rispetto a questo, dunque, l'emendamento prevede al punto 1 dell'articolo 2, al quarto rigo, dopo la realtà carceraria, di aggiungere la realtà carceraria e dei diritti umani. Allora, e questo, vabbè, diciamo che non è un emendamento. Poi, aggiungere l'incarico di garante è incompatibile con l'esercizio delle funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. Se vi ricordate, era quello di cui avevamo discusso ieri quando è stata interrotta la seduta pubblica e abbiamo continuato, diciamo, il confronto fuori registrazione come consiglio. E poi ecco la proposta.
che è pervenuta, che io, insomma, in qualche modo poi ho condiviso, non so cosa ne pensate voi, è quella di sopprimere fra i requisiti e i titoli quello della laurea. Perché questo potrebbe consentire anche a persone diplomate ma non laureate, che però hanno maturato l'esperienza, che quella rimane, di almeno 5 anni, possono provenire quindi dal mondo del terzo settore, di chi si è occupato da tempo di diritti umani, di poter comunque presentare il proprio curriculum e avanzare la propria candidatura, anche se non è in possesso della laurea, quindi valorizzando più che altro una esperienza maturata nel campo che può essere, diciamo, un requisito comunque importante e quindi, insomma, senza tagliare fuori, diciamo, un mondo esperienziale che potrebbe, diciamo, partecipare. Poi, l'altro emendamento a proposito di candidature, valutazione, modalità di elezione e durata. Le candidature relativi curricula sono messe a disposizione dei consiglieri comunali. In effetti, era sorto, diciamo, questo problema. La nomina è in capo al sindaco. Il fatto che i consiglieri comunali possano avere a disposizione i curricula, anche sul piano intanto della logica, che tanto comunque non scelgono loro, quindi insomma non ha alcun senso, è chiaro che non è una selezione che può essere fatta dal consiglio, neanche, come dire, sul piano, diciamo, della trasparenza, questo potrebbe chiaramente determinare qualche perplessità. E quindi, siccome nella bozza iniziale era previsto, quindi l'emendamento che viene avanzato è un emendamento di tipo soppressivo che secondo me ripristina, diciamo, ristabilisce anche un ordine rispetto al fatto che la scelta è una scelta che ricade in capo al sindaco e non al consiglio. No, aspettate, ho involontariamente riaperto sempre lo stesso. Poi, l'altro, è sempre, soppressivo ed effettivamente riguarda i compiti del garante. Probabilmente, diciamo, questa proposta era stata avanzata da qualche collega in commissione, però entra in contraddizione con la figura del garante, perché nel testo è previsto che il garante si occupi quindi dei diritti delle persone private, la propria libertà personale, nonché degli agenti della polizia penitenziaria e di tutto il personale che a vario titolo presta la propria attività all'interno delle carceri. Questo chiaramente, diciamo, è una contraddizione, cioè è evidente che non rientra nei compiti del garante, anche perché la polizia penitenziaria, così come il personale che opera all'interno delle strutture, hanno dei punti di riferimento nella difesa dei loro diritti, dei loro diritti lavorativi, e sono appunto le organizzazioni sindacali, le Buongiorno, organizzazioni di sono il consigliere categoria. Mineo, sono presente. Sì, Buongiorno buongiorno, Presidente, buongiorno a Andrea. tutti, scusate per Consigliere Mineo, lei si l'interruzione. deve svegliare presto la mattina. No, ma il Faccio altro. consigliere Mineo si sveglia prestissimo perché invece ha 100.000 cose. Ragazzi, per ora è un periodo E infatti, appunto, bestiale, poi vi racconto. complicato, diciamo complicato. Stiamo dando. Scusate. E Chi è? accontento la registrazione. Sono Ugo Forello e accontento la Ciao, registrazione. Ugo. Sì, Ugo, buongiorno. Stavamo dando un'occhiata intanto agli emendamenti che sono pervenuti, anche per accelerare poi i lavori, insomma, in consiglio. Si tratta per lo più di emendamenti soppressivi che rivedono alcune cose che sono state anche oggetto di dibattito ieri, per esempio rispetto alla presentazione dei curricula dei candidati.
l'abbiamo già visto, che nella proposta di testo dovevano essere inviati anche al Consiglio Comunale, ma in considerazione del fatto che la nomina è una nomina diretta del sindaco, quindi l'invio, diciamo, di questi curricula, tutto sommato. Presidente, mi scusi, parliamo del garante, Sì, giusto? del Ok, garante. Ecco, se grazie. vuoi velocemente possiamo anche rivedere. Io ho condiviso lo schermo per sempre che Se poi può si. fare un veloce riepilogo, grazie, Presidente. Sì. Allora, partiamo da quello che ho davanti. L'articolo 4. L'articolo 4 è quello che disegna i compiti del garante. Nella proposta che ci è pervenuta, anche un po' su sollecitazione di alcuni colleghi, è stato inserito un passaggio che in questo emendamento invece si chiede di sopprimere perché effettivamente entra in contraddizione con i compiti che devono essere assegnati a questa figura. Cosa prevede il testo? Che il garante, oltre ad occuparsi dei diritti delle persone senza che hanno perso, diciamo, la libertà personale, e si occupi anche, dice anche, nonché degli agenti della polizia penitenziaria e di tutto il personale che a vario titolo presta la propria attività all'interno delle carceri. E quindi l'emendamento è un emendamento di tipo soppressivo, perché in realtà il garante per i detenuti si occupa, diciamo, dei diritti, delle questioni inerenti a persone che non hanno, ovviamente, per ovvi motivi, un punto di riferimento, per ovvi motivi, nel senso che non è che esiste una categoria, che so, un sindacato che si occupa, no, delle questioni, e quindi l'istituzione della figura è volta proprio a creare un punto di riferimento e quindi a, diciamo, determinare delle garanzie per chi non ha una figura di sostegno. Viceversa, polizia penitenziaria, personale che lavora a vario titolo nelle carceri hanno dei punti di riferimento, sono le loro organizzazioni sindacali, organizzazioni di categoria. Peraltro, diciamo, il rischio sarebbe anche, insomma, di un conflitto nell'esercizio della propria funzione. Il garante non deve occuparsi di tutto, ma è una figura specifica che deve garantire i diritti di uomini e donne che finora non hanno avuto in tal senso un punto di riferimento, senza che questo ovviamente tolga qualche cosa alle categorie di lavoratori e di lavoratrici all'interno della struttura, che hanno invece altri referenti per le problematiche che attengono alla loro attività lavorativa e quindi ad eventuali, diciamo, violazioni di diritti nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività. Quindi questo io devo dire lo condivido e peraltro anche guardando ad altri esempi dove l'istituzione di questa figura è già avvenuta, in effetti, diciamo, fra i compiti non c'è certamente quello di occuparsi anche di altre figure che operano all'interno della struttura. Quindi non so, diciamo, qual è il vostro punto di vista. Questo è un emendamento che è stato presentato. Io devo dire, lo condivido, insomma, con il mio gruppo lo supporteremo. Velocemente, quelli che avevamo già esaminato e andiamo avanti, ce n'è uno che aggiunge, proprio per dare, diciamo, una definizione più completa sulla figura e compiti del garante, e quindi la proposta è di aggiungere dopo la realtà carceraria e dei diritti umani. Quindi questo è aggiuntivo, così come quest'altro, aggiungere l'incarico di garante incompatibile con l'esercizio delle funzioni pubbliche nei settori della giustizia, sicurezza pubblica e professione forense. È quello che ci eravamo detti anche ieri, diciamo, in consiglio fuori registrazione, quando ragionavamo appunto sulle figure possibili. Questo
Poi, come emendamento soppressivo, la proposta che è stata avanzata e che, dico, almeno io personalmente trovo condivisibile, non so voi, rispetto ai titoli, di accesso per la presentazione del curriculum, il testo, presentato, prevede la laurea. Dal momento che tra i requisiti, ovviamente spazio è data all'esperienza, nel campo, un'esperienza di almeno 5 anni, effettivamente la laurea rischia di escludere una platea di persone che magari hanno un'esperienza importante alle spalle, che hanno militato in associazioni del terzo settore che da sempre si occupano di diritti umani. Mi viene in mente Amnesty, mi viene in mente Nessuno Tocchi Caino, insomma, c'è chiaramente una pletora di associazioni che da sempre, insomma, si occupano di questo, che magari potrebbero vedersi escluse per un titolo di accesso eccessivamente restrittivo. Chiaramente l'accesso, cioè il diploma come titolo di base, dico sicuramente è necessario. Io non so che cosa ne pensiate voi, però effettivamente la laurea rischia di restringere troppo la platea. Presidente Evola, quello che lei dice è molto condivisibile, dico è anche di buon senso. Io ieri ho visto un po' di aberrazione fra i colleghi, cioè non ragionavano con serenità, intanto perché non si è compreso forse fino a fondo lo spirito con il quale si voleva lamentare e istituire questa figura. Ma poi anche tutte le altre discussioni non le ho comprese, cioè i parenti fino al terzo grado, cioè, era più un arroccare la palla per non farlo che per farlo. Sì, il tema che lei solleva adesso e che ieri anche il consigliere Ferrara ha sollevato, in effetti, secondo me, trova, come dire, sostegno un po' in quest'antipolitica che da anni va Ma avanti. Cioè, poi io credo l'idea che che ci sia dietro la tutto ci sia una Costituzione, magagna, un interesse, è un ma po' anche la triste. Costituzione, cioè, ma anche la libertà costituzionale, cioè anche il prevedere che una figura non debba candidarsi. Cioè, secondo me siamo al limite dei diritti civili delle persone, diritti, cioè, se uno è bravo ad esercitare un ruolo e su questo ruolo acquisisce rappresentatività e questa rappresentatività può essere portata a livelli ampi e concorre apertamente, cioè, ma. Ma chi siamo noi per limitare le libertà civili? Infatti, poi anche dal punto di vista proprio così delle parentele, uno rischia, diciamo, di avere il problema dei propri parenti, effettivamente, tanto più se questa figura non è strettamente Se legata. io fossi suo fratello, Presidente Evola, probabilmente sarei dall'altra parte, ugualmente rispetto a lei. Rispetto a questa maggioranza, ovviamente, non rispetto, Figuriamoci un parente di terzo grado, quello non magari rispetteva, ma frequenta. lo dico scherzando, che però non è scherzando, cioè abbiamo un sacco di persone che ci hanno dimostrato che anche dentro la stessa famiglia può sussistere anche la difesa. Abbiamo i fratelli geloso, per dirne, per fare un esempio, no, ma lo dico davvero, che mai conosciamo, dico, mi sembra certe volte un'aberrazione seguire ragionamenti che ci sottraggono tempo ma non ci restituiscono nulla. Eh sì, ma perché c'è questa idea che comunque chi accede ad una carica politica o comunque ad una carica già lo faccia perché c'è dietro un interesse personale. Quindi questo ormai sembra diventato il requisito di base. Quindi bisogna difendersi da una, diciamo, da una delinquenza diffusa, che è una cosa che crea disagio. Altra cosa è invece il tema della incompatibilità, magari rispetto a un ruolo anche lavorativo che si ricopre. Dico, questo assolutamente ci E sta, anche come lì, e anche su imperativi quello, e anche su quello garanti. c'è la legge, e anche su quello c'è la legge. Dico, a volte noi ci avventuriamo. Sì, no, certo, per carità, però effettivamente alcune cose che sono state previste, ma che io riconduco ormai a questa tendenza, insomma, diffusa da anni, che un po' svilisce, screditano,
la politica e chi ricopre un ruolo politico. Dico, questo sicuramente è diventato ormai il filo conduttore. E su questo peraltro non so se ci sono, intanto c'è questo della laurea, invece sulla questione che ieri è stata sollevata, io non so se adesso troviamo un emendamento. L'altro lo abbiamo discusso ed è quello appunto del curricula che non è necessario presentare al Consiglio Comunale, quasi che effettivamente diciamo non ha senso. E poi questo della polizia penitenziaria e poi l'ultimo, dunque punto 2 dell'articolo 3 attiene sempre all'ambito della presentazione delle candidature, eccetera, sostituire le parole agli uffici attività sociali con le parole al settore della cittadinanza sociale. Vabbè, certo, qua chiaramente adeguare al nome effettivo del settore, ma insomma l'ambito diciamo è sempre quello 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi questi diciamo sono gli emendamenti che sono stati girati e che sono a firma di vari consiglieri. Non so, tutti forse fanno parte della stessa commissione, ma anche insomma del comitato di cui ha parlato proprio lei, consigliere Ferrandelli, ieri. Sì. Vabbè. Ora io torno a guardarvi perché avevo lo schermo praticamente vuoto. Perfetto. Va bene, non so se ne saranno, ma voi sapete di altre proposte di emendamento che perverranno su altri articoli, su altre questioni, anche rispetto a quelle che stavamo discutendo, diciamo, dei gradi di parentela. No, io no, ma credo che Mimmo Russo abbia annunciato qualcosa, no? Ma ieri veramente il suo intervento poneva un altro tema, però, cioè non era collegato a questa figura. Lui dice dovremmo occuparci anche di chi poi, una volta uscito, deve intraprendere insomma un percorso di reinserimento. Fondamentalmente metteva, mi pare, anche correttamente in evidenza le fragilità di questo sistema di accompagnamento che non sempre, diciamo, funziona appieno e che dovrebbe essere invece rafforzato, importante proprio per evitare di fatto un ulteriore isolamento di chi prova ad intraprendere un percorso nuovo nella propria vita, o potrebbe addirittura determinare, chiamiamola così, diciamo, una ricaduta, cioè un ritorno, proprio perché nella marginalizzazione e nella solitudine non riesce a portare avanti il suo percorso di cambiamento. Però diciamo che esula dalla figura del garante che invece qui deve occuparsi in maniera specifica, insomma, di persone che obiettivamente non hanno finora non hanno avuto un punto di riferimento e peraltro proprio in questa situazione di crisi di pandemia tutti gli elementi negativi da sempre proprio denunciati dal sovraffollamento delle carceri alle condizioni all'interno delle carceri, devo dire che sono proprio venute fuori e quindi penso che a maggior ragione, insomma, sia utile occuparcene ora, cioè fornirci subito di una figura che possa attivare delle politiche di sostegno che sono assolutamente fondamentali e penso non più rinviabili. Allora, se su questo non ci sono interventi o richieste di approfondimento, io invece volevo sottoporre la vostra attenzione, ma come sempre la nostra posta è talmente sovraccarica che si perde. Non so se avete avuto modo di vedere la nota inviata alla Presidenza del Consiglio dal dottore Basile, in risposta evidentemente, diciamo, un carteggio con la segreteria generale.
È una nota che avremmo necessità non solo di leggere con attenzione, ma anche di approfondire con allegati che per la verità non si trovano nella mail che ci è stata inoltrata. Ora volevo condividere un attimo con voi e approfittare anche della presenza di Toni Palmigiano, ma mi girano gli occhi, non riesco. Allora, forse l'ho trovata. No. Non è questa, però ci siamo vicini. Eccola qua, sì, perfetto. Se non mi dispiace, condivido nuovamente lo schermo, la scarico, provo anche ad ingrandire, altrimenti non vedete nulla. Tony, sei sempre con noi? Qua sono, Tony? Presidente, però io, sì, qua sono, Ascoltare una cosa, però io io non... adesso condividerei lo schermo, potrei girarla intanto alla commissione. Prima, ok. Allora, facciamo così. Questo Sì, torniamo perché un nella attimo posta della commissione non è arrivato. indietro. Allora, prima commissione, scritto, sì, prima commissione, Per restare su chiocciolalibero.com. prima commissione. Ok, perfetto. Un attimo Chiocciola libero, solo. chiocciola comune, punto premo, punto. Invio. Ok, perfetto, vediamo se è arrivata. Vediamo. Così io nel frattempo faccio la seguente cosa. Allora, aumentiamo un poco. Ok. Non so se lo vedete. Sì, lo vediamo. Sì. Ok. Avete avuto modo di leggerlo? Quindi intanto sarebbe utile rintracciare la nota che ha scritto il dottore Le Donne, un po' per poter comprendere meglio. Allora, l'oggetto è verifica ai sensi dell'articolo 148 del TUEL sulla legittimità e la regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 147 quater TUEL, in tema di controllo delle società partecipate del Comune di Palermo, richiesta istruttoria, nota della Corte dei Conti del 30 aprile 2021, riscontro a una nota del segretario generale del maggio 2021. Io non ricordo di aver ricevuto da posta la nota della Ragioneria Generale. Quindi diciamo che questa girata senza quella, per la verità, non ci aiuta a capire perfettamente. È monca, È Barbara, così monca, come fa. peraltro, ma poi hai avuto modo di leggere. Alcuni punti, diciamo, sono più o meno comprensibili, ma qua tutto l'inizio. Quindi volevo No, no, chiedere anche. no, infatti, ma infatti non possiamo chiedere la. Sì, e questo volevo chiedere alla segreteria se può intanto chiedere la nota del segretario generale, ma anche gli allegati cui fa riferimento, perché gran parte delle risposte rinvia agli allegati di cui non siamo in possesso sul sistema dei controlli, anche. Tempo qua c'è gente che litiga, c'è il discorso del controllo della gestione e poi c'è tutta una parte. Ah, qua ecco, questo riguarda per esempio in risposta alla richiesta istruttoria il calcolo dei parametri di deficitarietà strutturale per l'esercizio 2019 e qui è allegata. Scusate un secondo, mi devo allontanare. Un secondo solo. Perdonatemi, ma sbatteva continuamente il balcone. Dunque, e quindi qui è inserito, diciamo, questo quadro. Che riguarda i parametri di deficitarietà e poi invece c'è la parte, ecco, che ci riguarda di più. Volevo un attimo vedere con voi,
E poi, fermo restando che è necessario chiaramente partire da qual è la domanda del segretario generale, in parte qui diciamo alcune cose si capiscono, c'è questa sulla Tari, sul PEF Tari, e dice: in riscontro alla richiesta di acquisizione di ulteriori informazioni contenute nel punto, vabbè, considerando affinché si riferisca in merito all'esito dei numerosi solleciti inviati dal ragionier generale dell'ente al fine di assicurare l'adempimento di cui al punto sub 4 della parte dispositiva della deliberazione di Consiglio Comunale 146 del 2019, in merito all'aggiornamento dei costi scaturenti dal PEF da parte dell'Ufficio Ambiente in raccordo con RAP S.p.A. ed S.R.R., si osserva doverosamente quanto segue. È noto che con la deliberazione di Consiglio il Consiglio ha approvato le tariffe della Tari per l'anno 2019 ai sensi del DPR del 99, e ciò in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dalla RAP e sul quale la SRR ha espresso parere favorevole con nota del marzo 2019. Il punto 4 della parte dispositiva della detta deliberazione comunale, proprio in ragione del contenuto del detto parere di SRR, ha dato mandato all'Ufficio Ambiente, che agirà in stretto raccordo con RAP S.p.A. e con SRR, affinché assuma entro il 30 giugno 2019 ogni pertinente iniziativa finalizzata all'eventuale aggiornamento dei costi attualmente dedotti nel piano, a tal fine adottando una formale segnalazione da inviare alla Ragioneria Generale ai fini dell'approvazione delle misure previste dall'articolo 193,3 del decreto legislativo 267/2000 del TUEL. Rispetto al superiore profilo di potenziale criticità per gli equilibri del bilancio del Comune di Palermo e di RAP, lo scrivente, quindi la Ragioneria, ha adottato plurime iniziative, tutte rimesse a corredo della nota dell'8 giugno 2020, che non so se noi abbiamo, qua l'abbiamo allegato 16, può darsi che non ce lo ritroviamo, ma va a rintracciare nella posta, e tutte prive di riscontro formale e sostanziale. Sì, sì, noi questa cosa l'abbiamo avuta, questa me la ricordo bene. A ricercare, dico, vabbè, comunque possiamo... Lui faceva l'excursus di tutti gli inadempimenti, soprattutto sì, del servizio ambiente, della RAP e dell'SRR. Sì, e tutte prive di riscontro formale e sostanziale, ad eccezione ovviamente delle iniziative al riguardo assunte dal Collegio dei Revisori, e nonostante la sua riportata chiarissima prescrizione del Consiglio Comunale, il cui termine di adempimento era fissato per il 30 giugno 2019, nonché i citati e reiterati solleciti dello scrivente, alcuna iniziativa è stata concretamente assunta con grave pregiudizio per il sistema Comune Palermo. E qua, diciamo, inserisce una nota. Al riguardo si è formalmente segnalato che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Basilicata, questo se non ricordo, con il parere 4/2019 si è espressa nel senso dell'impossibilità di inserire nei nuovi PEF costi del servizio rifiuti non considerati negli anni precedenti. La sezione è dell'avviso che in linea generale, salvo eccezioni che fossero previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell'esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel PEF degli esercizi successivi. Secondo la Corte Territoriale, infatti, nel principio stabilito dall'articolo 1,650 della legge del 2013, cioè la tariffa è commisurata un anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, si evince che i costi del servizio devono essere calcolati secondo il criterio della competenza, in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso, di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa e non nascere già aggravata da ulteriori pregressi oneri estranei appunto ai costi del servizio imputabili all'esercizio finanziario di competenza. L'ipotesi in cui è possibile inserire costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel PEF relativo all'anno successivo sono del tutto straordinarie ed eccezionali.
Si pensi alla possibilità di recuperare mancati ricavi relativi a crediti e risultati inesigibili nelle ipotesi di quell'articolo 1, eccetera, e giammai riconducibili a ordinari comportamenti negligenti o illegittimi imputabili all'ente locale. Una diversa interpretazione porterebbe alla inammissibile conseguenza di avallare in via ordinaria eventuali comportamenti colpevoli, inerti o illegittimi della pubblica amministrazione, riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi anche ordinari inerenti ad annualità pregresse, senza considerare che l'inclusione tout court, ora per allora, di eventuali deficit accumulati in anni precedenti finirebbe per far ricadere i relativi costi su tutti gli utenti attuali del servizio, ivi inclusi quelli, ad esempio, i nuovi residenti che ben potrebbero non aver usufruito del servizio nell'anno precedente. Quindi, riprendendo, qua dice: nessuno mi ha risposto e non è stata rispettata la data. Lo scrivente ha sempre rappresentato ed in questa sede ribadisce che il piano economico-finanziario del servizio rifiuti, infatti, redatto nel rispetto dei criteri previsti nel DPR, richiamati in tal senso dalla legge del 2013, rappresenta la base per la successiva determinazione delle tariffe, la quale deve rispettare l'equivalenza prevista nel metodo, scusatemi, normalizzato. Ne consegue l'assoluta necessità che la composizione del PEF rispetti rigorosamente criteri e principi indicati nel decreto citato, il quale fonda il documento di piano sul principio della competenza, che assume a riferimento i costi rilevati per l'anno precedente, ma non contempla ragionamenti di riporto di maggiori costi dell'anno precedente sul PEF del nuovo anno. D'altra parte, gli spazi di manovra ammessi sono rinvenibili nelle linee guida predisposte dal MEF ai fini della formazione del PEF, stilate in occasione della TARES 2013, ma ancora valido punto di riferimento anche per la TARI e le autorevoli sentenze che sempre più spesso riguardano la legittimità del PEF rifiuti. E qua, nella nota 2, mette l'ordinanza del TAR Lecce, che magari diciamo non guarderei adesso. In tale chiaro contesto normativo, lo scrivente ha sempre formalmente rappresentato con le missive supracitate l'illegittimità della preordinazione nel bilancio di previsione del Comune di Palermo, del Comune, di ulteriori risorse finanziarie per fronteggiare i costi di trasporto dei rifiuti prodotti nella città di Palermo presso altri impianti del territorio regionale situati nelle province di Catania, Siracusa e Agrigento, superiori a quelle rivenienti da gettiti totali, poiché in tale direzione dispone incontrovertibilmente la previsione di cui al comma 654 articolo 1 della legge del 2013, che come noto impone la copertura integrale dei costi del servizio con i proventi del tributo. Sicché nessuna risorsa economica ulteriore rispetto a quelle stanziate nel bilancio di previsione 19-21 e finanziate come prescritto dalla legge del 2013 a carico dei gettiti totali, avrebbe potuto essere stanziata se non dopo le determinazioni che al riguardo avrebbe dovuto assumere il Consiglio Comunale ex articolo 193 citato. Ma così non è stato, e come è noto, con deliberazione nel 590 del 31-11-2019, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 19-21 di competenza consiliare, il Consiglio ha approvato l'incremento di 9.754.684,50 da destinare alla missione 20 programma 3 titolo 1, accantonamento obbligatorio per disallineamenti, per la costituzione di un accantonamento vincolato destinato alla copertura dei costi connessi al trasporto dei rifiuti presso altre discariche sostenuti dalla società RAT, ciò che configura profili di violazione incidenti quale lesione del pubblico erario,
dell'inderogabile principio regis della copertura integrale dei costi del servizio di che trattasi, come esposti nel TEF 2019, sancito dalla legge del 2013, come da ultimo chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e dalla sentenza TAR. Null'altro ha potuto lo scrivente nel corso del 2019 rispetto ai profili superiori di grave irregolarità contabile che hanno determinato anche una lesione del pubblico erario nei termini come sopra illustrati. Ora, io intanto vorrei capire a quale, diciamo, domanda, considerazione della ragioneria viene risposto in tal senso. Non so, ho una serie di dubbi, mi mancano dei tasselli, non riesco a capire fino in fondo, mi sembra che ci sia sempre un po', diciamo, questo gioco, questa abitudine degli uffici che non collaborano mai, ma sono sempre, diciamo, l'un contro l'altro armati con botta e risposta. Chiaramente vorrei capire, diciamo, da dove parte tutto questo, tutta questa relazione che poi viene data anche al capo di gabinetto, insomma. Poi c'è... Poi, ma perché lei non è a contezza, Presidente? Non è a contezza di quello che è accaduto? No, non ho contezza di quello che è accaduto. Non riesco a capire. No, io non, lo dico perché non lo so. Cioè, non ho il racconto. Scusami, ti sto... no, e neanche io ho il racconto. Cioè, nella nostra posta, noi abbiamo ricevuto questo, però non ho compreso qual è il punto di partenza, che è quello della segreteria generale. Per questo sarebbe utile, interrompo intanto la condivisione, sarebbe intanto utile acquisire la nota per comprendere queste risposte un po' sulle difensive. Da cosa sono dovuto, cioè da dove partono, qual è la domanda, perché mi sfugge la domanda, perché le questioni che vengono ripercorse dalla ragioneria le abbiamo affrontate, vissute sulla nostra pelle, discusse, sono state oggetto di sedute animatissime, diciamo che gli strascichi ce li portiamo ancora adesso, quindi ecco, penso che sia assolutamente necessario partire dall'acquisizione della nota originaria e quindi comprendere di chi stiamo parlando, insomma, detto in francese, perché poi questa risposta così articolata con riferimento ad allegati che o magari la segreteria nostra ci aiuta a rintracciare fra le note che sicuramente noi avremo ricevuto nel tempo. Magari ci ritroviamo oppure le chiediamo direttamente per comprendere, perché sono citati come allegati, quindi è come se questa risposta che noi riceviamo sia mancante di tutta questa parte che indubbiamente è stata inoltrata, altrimenti non si farebbe riferimento agli allegati, immagino, è giusto, se no chi legge come fa a capire di cosa sta parlando. Quindi noi, diciamo, abbiamo ricevuto solo parzialmente la risposta, quindi proviamo ad acquisire questi elementi e siccome avremo la settimana prossima, anzi aspettano notizie nostre o per martedì o per giovedì, sia l'assessore che il ragioniere, dico, può essere anche questo un elemento ulteriore di approfondimento. Su questo punto, diciamo, se sono così tante le cose da discutere, forse anche giovedì non è male, così noi abbiamo anche il tempo magari di acquisire queste carte e di poterle leggere per essere un po' più partecipi nella discussione, diciamo un po' meno passivi nell'ascolto. Se siete d'accordo, quindi chiederei, ecco, questo lavoro alla segreteria o di rintracciare, diciamo, allegati, cioè, oppure di chiedere, insomma, direttamente sia la nota alla quale risponde il dottore Basile che gli allegati cui si fa riferimento, così da avere tutto. Va bene? Siamo d'accordo? Possiamo procedere
possiamo procedere in tal senso, va bene. Sì, per giovedì con il Presidente. Sì, ora, ora ne parliamo meglio, voglio contattare l'assessore Martorana, perché non vorrei che ci fosse un accavallamento, poi che tutti danno disponibilità per la stessa data, noi rispondiamo ad uno e poi rimaniamo fregati, visto che l'assessore Marino ha dato disponibilità sia per l'uno che per l'altro giorno. Vediamo se l'assessore Martorana, dico, la chiamo, se mi sa dare qualche indicazione più precisa, va bene? Così lo stabiliamo domani, vi faccio sapere quando, se giovedì o martedì. Ok, allora se siete d'accordo io passerei alla lettura del verbale di oggi. Sì. Ok. Allora, la Presidente apre la seduta e chiede alla Segreteria aggiornamenti sulla risposta alle diverse richieste di audizione. La Segreteria informa i consiglieri che il Dottore Basile e l'Assessore Marino hanno dato la propria disponibilità all'incontro di martedì e di giovedì prossimo 21. La Presidente informa che ha ricevuto gli emendamenti sul regolamento relativo all'istituzione del garante per i detenuti che saranno oggetto di discussione in Consiglio Comunale oggi. Li condivide in video. Dell'emendamento all'articolo 2 evidenzia che si vorrebbe sopprimere il requisito della laurea al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nel campo ad esprimere la propria condivisione. Prosegue con la lettura e il commento degli emendamenti soppressivi all'articolo 3 e all'articolo 4 ed esprime la condivisione all'emendamento all'articolo 4. La Presidente riassume quanto già precedentemente letto e il consigliere Ferrandelli ritiene che l'emendamento all'articolo 2 è condivisibile sia per un confronto con la Presidente sul dibattito di ieri durante la seduta in Consiglio Comunale. In particolare si confrontano sul grado di parentela e sull'incompatibilità degli incarichi. Prosegue con la lettura degli altri emendamenti e chiede ai consiglieri se sono a conoscenza di altri emendamenti che saranno presentati. E la Presidente continua evidenziando la necessità di un accompagnamento nel percorso del detenuto, anche se esula dalla problematica del garante. La Presidente chiede ai consiglieri se hanno avuto modo di visionare una nota inviata dal ragioniere generale in risposta al segretario generale pervenuta alla Presidenza del Consiglio e la condivide in video. Ritiene che sarebbe stato utile avere la nota del segretario generale e chiede alla segreteria di provare ad acquisire la nota e gli allegati da parte della segreteria generale. La Presidente dà lettura della nota avente ad oggetto verifica ai sensi dell'articolo 148-2 sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 147-4 in tema di controllo delle società partecipate del Comune di Palermo, richiesta istruttoria, nota della Corte dei Conti, eccetera, eccetera, e che il riscontro appunto a una nota del segretario generale 61-92-33 del 5 maggio 2021. La Presidente ribadisce la necessità di acquisire la nota del segretario generale per avere contezza appunto da dove parte la problematica. Ritiene che potrebbe essere utile discutere di questo argomento durante l'audizione prevista per la prossima settimana. La Presidente chiede alla segretaria di dare lettura del verbale della data odierna. Perfetto. Allora lo mettiamo in votazione. Io sono favorevole. Favorevole. Io sono favorevole. Arrivederci. Andrea. Vedi che stavo sì. Ricordati Gioemia. Sì. Ok. Stasera li faccio. Ok. Allora, consigliere Morello favorevole. Allora viene approvata all'unanimità dei presenti. Sono le 10:59. Perfetto. Per non parlare. Buona giornata. Arrivederci, a più tardi.